Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati. Abbiamo ascoltato delle sorelle carissime queste splendide letture che ci trasmettono una verità fondamentale. Il peccato è la causa della nostra morte, non solo della nostra morte fisica, ma della nostra morte interiore. E la salvezza, l'unica salvezza, sia dal peccato e dalla morte che provoca, che dalla morte eterna, è il Figlio dell'uomo innalzato sulla croce. In particolare abbiamo sentito la lettura dell'Antico Testamento, il libro dei Numeri. Abbiamo visto gli israeliti mormorare contro Dio. È un peccato molto diffuso questo, ma poco confessato. E la mormorazione contro Dio si, come dire, manifesta sempre con il perché rivolto, in questo caso, all'uomo di Dio Mosè. Perché ci avete fatto uscire dall'Egitto per farci morire in questo deserto? Perché qui non c'è né pane né acqua, siamo nauseati di questo cibo così leggero. Questo peccato degli israeliti viene poi espresso attraverso l'immagine vera e metaforica dei serpenti. Fare così vuol dire inumarsi un veleno mortale che portava gli israeliti a morire realmente. Dice, guarda, il morso di questo serpente, cioè di questo brutto peccato, guarisce se tu ti fai un'asta e sopra ci metti un serpente e la alzi. Chiunque, dopo essere stato morso, guarderà questo serpente, resterà in vita, un'immagine misteriosa. Ora però, voi vi ricordate la Sacra Scrittura, no? Chi è il serpente? Vedete un po' la storia della Madonna. Chi è il serpente? Il serpente è il diavolo, d'accordo? Presentato come serpente proprio nel racconto del libro della Genesi. Il serpente è la più astuta di tutte le vere teste e tentò Adamo ed Eva avvolto ad un albero, questa è l'immagine, no? Ecco, quel serpente che si era attaccato a quest'albero della conoscenza del bene e del male, da lì aveva morso Adamo ed Eva facendoli morire, doveva essere ucciso, doveva essere da qualcuno. Chi l'ha ucciso il serpente? L'ha ucciso Gesù. E come l'ha ucciso? Su un altro albero, ecco, morendoci sopra, cioè sulla croce. Cioè il serpente che aveva ucciso gli uomini, pendendo dall'albero della conoscenza del bene e del male, scrivono i Santi Padri, è stato ucciso da Gesù, inchiodato da lui sulla croce, dove Gesù è morto per tutti i nostri peccati, cioè per prendere tutto il veleno che gli uomini si inoculano facendosi morsicare dal serpente, cioè facendo la sua volontà, che è volontà di morte, di farci staccare dalla volontà di Dio. Ecco perché Gesù nel Vangelo dice: voi morirete nei vostri peccati, cioè la causa di ogni sofferenza, morte, tristezza, angoscia, fisica o corporale che sia, o spirituale che sia, viene solo dal peccato. E solo quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, saprete che io sono e sarete liberati dagli effetti nefasti di questo morso. Io ho appena finito una catechesi sulle litanie del sangue di Gesù, dove tra le varie cose che si dicevano del sangue di Gesù, il sangue di Gesù è ciò che ci libera dal potere dei peccati. E il sangue di Gesù è stato versato nella sua passione, ma soprattutto nella sua crocifissione. Ecco, chiediamo a Maria Santissima che per la potenza della dolorosa passione di Gesù ci renda forti per combattere contro il peccato, ci insegni ad usare esattamente del sangue di Gesù che è stato per noi, soprattutto nei sacramenti della confessione e dell'Eucaristia, attraverso i quali esplica la sua efficacia salvifica sulle nostre anime. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati.